Buonasera a tutti, benvenuti al secondo incontro di Io Firmo per Casetta. Mi auguro che questo secondo incontro vada bene, sia stimolante come il primo appuntamento nel quale si è parlato del turismo, nell'ambito del quale, grazie a tutti i partecipanti, c'è stato un grande contributo. Tutti hanno attivamente partecipato e ci sono stati degli spunti molto interessanti. Siamo in attesa del collegamento, vediamo un attimo dalla regia che cosa mi dicono. Ecco, arriva Carlo. Ciao Carlo, buonasera. Aspetta, c'hai il microfono spento, mi sa, Carlo. Un attimo solo, siamo anche in attesa della dottoressa Viviani. Eccoti Mi sentite? qua, sì Carlo, ciao, buonasera a Grazie, te. buonasera a tutti. Ciao Salve, Luca, buonasera a buonasera a te. tutti. Salve, grazie In dell'invito. attesa che arrivi la dottoressa Viviani che mi sta telefonando, gli imprevisti della diretta. Un attimo solo. Ecco, ha staccato. Vediamo un secondo che problema è subentrato. Penso che arrivi. Allora, un attimo solo. Provo a telefonarla. Questi sono gli imprevisti della diretta. Ok. Sei una grande, Gloria. Allora, l'argomento di stasera è un argomento bello scottante perché parleremo di sicurezza urbana. Sicurezza urbana che è un concetto molto molto ampio. In realtà, a mio avviso, ritengo che siano pochi, forse solo gli addetti ai lavori, quelli che hanno chiaro il concetto di sicurezza urbana, perché nell'immaginario collettivo, quando sentiamo parlare di sicurezza urbana, inevitabilmente la leghiamo a tutto ciò che riguarda la sicurezza in generale e all'ordine pubblico, materie che sono di esclusiva competenza dello Stato. Per cui andare ad inquadrare il concetto di sicurezza urbana sicuramente è la prima cosa da fare, per poter poi sviscerare l'argomento ed andare a toccare tutti i punti del tema. Casetta sicura di sì. Ecco, stasera ci domanderemo e cercheremo di darci risposte su come prendersi cura della propria città per renderla anche una realtà più sicura. Lo faremo insieme, lo faremo con l'intervento di Carlo, amico e collega, avvocato penalista, lo preciso perché so che i penalisti ci tengono, e lo faremo con Luca, un giovane, giovanissimo studente universitario impegnato attivamente in tutte le problematiche della città, che è anche consigliere del Forum dei Giovani, che mi diceva prima è un organismo che per tanto tempo a Caserta è stato fermo e pare che proprio, se non erro, Luca mi diceva che proprio da quest'anno pare sia ripartito con la partecipazione di molti ragazzi In casertani. realtà, sì, in realtà le elezioni ci sono state nel 2018 e quest'anno a novembre si è chiuso il primo mandato del Forum dei Giovani. E aspettiamo, diciamo, tempi migliori per poter convocare nuove elezioni e continuare quanto di bello abbiamo iniziato a fare. Perfetto. Allora, siamo ancora in attesa della dottoressa Viviani che presumo abbia avuto qualche problema di connessione. Nel frattempo, approfitto di Carlo e della sua competenza per chiedergli, Carlo, ma che cos'è la sicurezza urbana? Che cosa si intende per sicurezza urbana quando sentiamo parlare di sicurezza urbana? Che vuol dire sicurezza urbana? Buonasera a tutti, grazie Gloria. La parola sicurezza è una parola che rinchiude in sé tutta una serie di valori e metavalori in un certo qual modo. Perché nel corso degli anni, dei secoli, il concetto di sicurezza, da quello che poteva essere soltanto riferito all'ordine pubblico, con la trasformazione delle città, almeno dalla fine degli anni 70, ha visto evolversi tutta una serie di parole traccianti che possono rinchiudere in sé il concetto di sicurezza.
Per agganciarci al concetto di sicurezza, noi per sicurezza quali beni vogliamo proteggere? Perché se ci riferiamo solo ai beni materiali, la proprietà e quant'altro, la sicurezza assume un valore. Se noi ampliamo questo concetto, e penso che questo debba essere anche il senso del nostro incontro, vediamo come la parola sicurezza diventi una sorta di parola tracciante che attraversa tutti i fenomeni che interessano una città, e mi riferisco all'urbanistica, mi riferisco alla viabilità, alla vivibilità di una città e così via. Guardate che c'è stato un signore un po' più anziano di noi, si Eccoci. chiamava, è arrivata la dottoressa, vedi? Non la vediamo ancora, vediamo il nome. I potenti mezzi, eccoci qua. Forse tra poco arriva. Vabbè, vai avanti, Carlo. Tanto Emma, voglio dire, un'esperta del settore, Sì. sicuramente ci avrà chiara la definizione del concetto di sicurezza urbana. Dicevi? Divago, una persona un po' più anziana di noi, si chiamava Tito Livio, Eccoci descriveva qua. come Emma, buonasera. non la vedo. Penso tu abbia problemi di audio. Noi cominciamo ad andare avanti mentre tu risolvi. Vai, Carlo. Non escludo che siano problemi di maltempo, perché so che in È Toscana stanno probabile. avendo seri problemi di maltempo. Un signore che si Eravamo al chiamava Tito Tito Livio Livio. descriveva la nascita e la grandezza di una città che poi ha creato un impero, qual era Roma. La leggenda vuole che vi fosse uno spazio sotto l'attuale Campidoglio dove erano soliti radunarsi le genti le più nuove, le più varie di tutto il bacino del Mediterraneo in ricerca di asilo, asilium dal greco, asilia, senza ostilità, e quindi erano dirette emanazioni anche del concetto di emporium. Incrociando questi due concetti, si è creato un impero con una visione che definire un lungimirante è poco. Noi non abbiamo di queste mire, ovviamente, dobbiamo soltanto cercare di vedere come assicurare vivibilità alla nostra città. Sgombro il campo da un equivoco, perché il concetto di sicurezza è un concetto facilmente notiziabile. A cosa mi riferisco? È un concetto sul quale è facile cavalcare per poter poi porre in essere determinate scelte politiche che molto spesso si ripercuotono in effetti che sono meramente degli spot, e che non vanno a vedere invece quello che sono effettivamente le condizioni per poter avere vivibilità, che poi è prodromica al concetto di sicurezza. Qualcosa è già stato fatto nel corso degli ultimi 30 anni. Penso che si debba fare molto di più. Dal basso della mia esperienza, mi limito a ricordare come, ad onta del fatto che i numeri ci dicono che il numero di reati sia in costante calo nel nostro paese, e muti in un certo qual modo la sua fisionomia, anche la tipologia di reati, vi è sempre una maggiore richiesta, domanda di sicurezza. Mi chiedo cosa presidi questa richiesta di sicurezza. Certamente c'è un bisogno di un istinto di protezione delle nuove realtà urbane e sociali, così come si vanno stratificando nel corso degli anni, anche in una città che è tutto sommato recente, qual è la città di Caserta. Il nucleo centrale della città di Caserta risale più o meno e coevo alla nascita della nostra reggia, che è motivo di vanto per noi, che man mano si è sedimentata nel corso dei decenni, quindi nemmeno dei secoli. Questo è l'arco temporale con il quale ci dobbiamo andare a misurare. Si tenga conto che Caserta poi ha una felice posizione geografica che la pone all'interno di una più vasta conurbazione. Qualcuno all'epoca parlava di una città continua, che in termini di conurbazione la città di Caserta parte dai 80-85 mila abitanti secondo il censimento, ma di fatto porta a gravitare attorno a sé una comunità ben più ampia che va intorno ai 200 mila abitanti.
Chi vi parla in questo momento tecnicamente nel comune di San Nicola la strada, attraversando la strada, mi troverei a Caserta, scusatemi il gioco di parole. Quindi non vi è soluzione di continuità, le varie aggregazioni che vanno a comporre il nucleo allargato di questa città. Anche nella città di Caserta il bisogno di sicurezza è particolarmente avvertito perché la città di Caserta ha avuto negli ultimi 30-35 anni fenomeni e di urbazione e di erosione rispetto ai quali certamente non era attrezzata. Quindi ha dovuto rimodulare la propria risposta in termini di accoglienza rispetto a questi nuovi fenomeni. Quel che è sicuro è che attualmente noi abbiamo tutta una serie di strumenti di carattere e normativo di livello privato, mi riferisco alle varie leggi, anche le prime leggi Maroni che poi sono cadute sotto le censure della Corte Costituzionale, ed anche le successive leggi Minniti che hanno cercato di smuovere un po' la situazione, molto spesso però limitandosi a un effetto spot. Questo è il sommesso parere di chi vi sta parlando, ovviamente. Sta di fatto che gli strumenti, sia di carattere legislativo che anche di carattere strettamente amministrativo, oggigiorno vi sono. Non fosse altro perché è stato individuato in capo al sindaco, qualche esso sia, ovviamente, determinati poteri che noi stiamo sperimentando sulla nostra pelle. Noi siamo in piena pandemia, abbiamo visto come la stessa città di Caserta abbia visto limitare per alcune giornate il consumo di sostanze alcoliche, la somministrazione di sostanze alcoliche o anche il consumo, sulla scorta anche di esempi che provengono da altre realtà, sia regionali che nazionali. Quindi noi stiamo sperimentando in un certo qual modo indiretta quello che può essere anche il rimodularsi delle politiche di sicurezza all'interno di un determinato comune. Va da sé che queste misure sono misure assolutamente tampone, certamente non servono a risolvere le problematiche. Problematiche che si vanno a intrecciare con due concetti: la vivibilità di una città, e qui entra in gioco il rapporto tra la parte pubblica e la parte privata. È impossibile pensare a una sicurezza urbana, chiedo scusa, nel 2020 senza avere il necessario rapporto con le varie associazioni e così via, perché altrimenti si dovrebbe degradare il problema ad un problema di mero ordine pubblico per il quale il sindaco, l'amministrazione avrebbe poteri ben limitati. Se vogliamo elevare il concetto, dobbiamo farci conto del rapporto tra il pubblico e il privato, e mi riferisco in particolar modo a tutto quel fenomeno anche carsico che la nostra città fortunatamente ha, di un associazionismo partecipato e molto spesso che non ha la necessaria visibilità. Mi diceva, accennava prima Luca, che vi è questo forum dei giovani, che mi pare di comprendere, per dinamiche che posso intuire, ma qui non sto a dire, si è rimasti in un certo qual modo lettera morta, cioè al di là della proclamazione, poi non è stato messo in condizione di avere un potere, fosse anche consultivo, nei confronti dell'amministrazione che volge al termine. Spero di sbagliarmi, ma a naso così dovrebbe essere. Il forum dei giovani ovviamente va a catalizzare tutte le istanze di varie associazioni, siano esse più estemporanee di questo mondo, che però possono rendere una città sicura di sé, una città che si prende cura di se stessa. Quel vecchio prete diceva: Eker, mi sta a cuore. La nostra città ci deve stare a cuore, e moltissimo si può fare tenendo conto della specificità di questa città. La nostra città vive di un nucleo centrale e poi si compone di, vado a memoria, oltre 20 frazioni, che sono delle micro realtà che si aggregano rispetto alla nostra. Vedo la dottoressa Viviani, finalmente, che saluto Vediamo se la ovviamente. riusciamo a sentire. Ciao Emma, buonasera. Un posto tecnico, vi chiedo scusa, veramente, va bene, succede tutte le volte, veramente
Noi abbiamo, abbiamo scusate, cominciato, non posso interrompere, ma noi certamente ci abbiamo mancherebbe. cominciato e l'amico avvocato penalista Carlo Madonna, diciamo, ci ha introdotto il concetto di sicurezza urbana, che tu sicuramente conoscerai benissimo, essendo un'addetta ai lavori, per cui diciamo che ha fatto una panoramica generale prima di entrare in quelle che potrebbero essere, non dico le soluzioni, le misure di prevenzione da adottare per cercare di rendere una città più sicura. E a questo proposito, Carlo, dopo magari ci riallacciamo un attimo anche al discorso di cui parlavi prima, relativamente ai poteri che sono stati attribuiti al sindaco, che Certo. questo diciamo è una novità, tra virgolette, nel senso che si sono susseguiti nel tempo, si sono susseguite nel tempo varie ridefinizioni del concetto di sicurezza urbana e ci sono state leggi. Proprio sono stati previsti in base sono state previste proprio delle leggi per la gestione da parte delle amministrazioni locali della sicurezza urbana. A questo punto introdurrei Emma Viviani, la dottoressa Viviani, che è una sociologa. Ci senti, Emma? Mi sa che Vi non riusciamo a sentire. sento benissimo, finalmente siamo riusciti a trovare questo bel collegamento. Perfetto. Allora dicevo, voglio dire insomma a chi ci sta seguendo di che cosa ti occupi. La dottoressa Viviane è dirigente del Dipartimento Toscano dell'Associazione Nazionale dei Sociologi, che ha maturato grossa esperienza in tema di sicurezza urbana perché lavora da sempre al fianco delle istituzioni. Giusto, Emma? Fammi la presentazione, poi vediamo quello che viene fuori, perché è Perfetto. sempre difficile Ascolta, introdurmi come allora. personaggio, ma mi sembra di essere solo una sociologa artigiana, nel senso che i problemi sono molto complessi, i fenomeni sociali, no? Perché purtroppo quando si lavora nella costruzione della città si lavora con una spinta forte, interiore, emozionale, perché poi trovi anche una risposta nelle persone, perché spesso le persone non vengono ascoltate come vorrebbero. Quindi si crea un gap tra istituzione e cittadino, quindi cercare di avvicinare le persone alle istituzioni, ecco. Rientra, diciamo, in tutto questo lavoro che io ho fatto, ma io l'ho fatto soprattutto con gli ultimi, del sistema sociale, con gli esclusi, con i detenuti, con gli ex detenuti, con i marginalizzati delle periferie. Ho lavorato, cercando di approfondire sul piano teorico, ma anche sul piano pratico. Non riesco a stare solo sui libri, mi piace proprio toccare con mano i problemi e credo che sia un po' il compito della sociologia, della branca della sociologia alla quale io afferisco, una sociologia più di tipo urbanistico legato al degrado. Quando Gloria mi ha contattato, noi non ci conoscevamo. Ho letto questa mail, io sono un po' restia, insomma, a entrare in gruppi, in movimenti, queste cose. Poi ci siamo sentite e ho vissuto proprio dalla voce di Gloria un'emozione forte che aveva per Caserta, per la sua città, per questa Caserta che vede degradarsi e mi ha detto una cosa che veramente mi ha toccato profondamente, perché la mia città, la mia Caserta è come la mia mamma. A un certo punto ha detto: questo non mi era mai capitato nella mia vita professionale, ho fatto di cotte e di crude, ma trovare una persona che ti dice una cosa del genere, io che sono un'appassionata delle dinamiche che sottendono la costruzione della città,
Trovare una persona che sta immettendo questa energia, che sta creando questo movimento, con persone che avvertono il problema di una città che si degrada come lo avverte Gloria, mi ha incuriosito enormemente. E io se posso offrire un mio contributo sulla base delle mie esperienze, lo faccio più che volentieri, però io ho imparato questo nei miei studi, nel mio lavoro del quotidiano, ho imparato che non si può fare un copia e incolla dei lavori che vengono fatti in territori diversi. Ogni territorio ha la sua personalità, ha la sua fisionomia. È come dire una persona è bionda, una persona è mora, una persona è rossa e va rispettata. Va rispettata la persona, va rispettato il territorio. Io quando mi ha detto vengo da Caserta, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la Reggia. Questa Reggia, tutti conosciamo questo monumento straordinario, no? Che avete a Caserta, che è dominante, il più grande monumento che abbiamo al mondo dal punto di vista volumetrico, in una cittadina che più o meno è come la nostra, perché ho visto avete 74.000 abitanti, noi ne abbiamo 62.000. Domina questo monumento in maniera eccessiva, perché allora questa reggia che si è sviluppata nel 1700, no? Quindi questo meravigliosa architettura, ma anche un'architettura idraulica, c'è di tutto, no? C'è un impianto straordinario. Poi ecco, scende giù e ho capito che la costruzione della città è avvenuta negli spazi sottostanti la reggia. Invece la parte medievale, il borgo è rimasto in alto, è rimasto un po' isolato, no? Quindi la città si è sviluppata probabilmente dovuto a questo imponente monumento che doveva rappresentare Caserta. Quindi Caserta ha la sua personalità. Poi ho visto tutta la provincia di Caserta, una grande pianura che scende verso il mare, una grande distesa, quindi c'è di mezzo anche una grande parte agricola, no? Vedi, Emma, Dimmi, ti dimmi, dimmi. dice, allora noi diciamo che chi partecipa a questo gruppo è un po' come me, figlio di Caserta, perché siamo animati probabilmente anche da un ricordo nostalgico, perché abbiamo vissuto anche una Caserta diversa durante l'infanzia, durante l'adolescenza. Per cui parlare, vedi, quando sento persone da fuori parlare della Reggia, io mi emoziono, però voglio dire a voce alta che Caserta è anche altro, Oh, perché volevo Caserta ha arrivare qui, volevo tante arrivare qui. potenzialità. E vedi, purtroppo abbiamo assistito nel tempo ad un degrado che ha portato la città di Caserta a non essere più il gioiellino che era. E in tema di sicurezza urbana anche abbiamo assistito ad un degrado sempre più profondo. Sì, E considerando l'argomento che trattiamo, poiché io penso che bisogni lavorare sulle anime delle persone, oltre a lavorare sui problemi materiali, io ti chiedo. Da un punto di vista, quanto conta l'aspetto sociologico nella gestione della sicurezza urbana in una città? Cioè l'amministrazione, un'amministrazione locale, che importanza deve dare all'aspetto sociologico, nel momento in cui va a gestire tutto ciò che riguarda la sicurezza urbana? Quindi mi riferisco alla criminalità, agli spazi urbani, al decoro e quant'altro. ma guarda, la sociologia, quando si è strutturata come scienza fino all'Ottocento con Émile Durkheim, il padre
considerato il padre della sociologia, praticamente come scienza si è dedicata allo studio del fenomeno sociale. Fenomeno sociale, qui siamo in campo di sicurezza urbana e quindi dobbiamo ovviamente considerare lo studio della città. La domanda che mi fai te mi apre un ventaglio enorme nell'ambito proprio delle funzioni della sociologia oggi, perché non è solo una delle discipline umanistiche più chiamate a studiare il territorio, ma è la scienza indubbiamente portata anche a considerare le trasformazioni che sono avvenute dai primi momenti degli insediamenti urbani, pensiamo alla nascita delle città, dalle prime forme anche di insediamenti fuori dalle città, con le baracche, pensiamo al periodo, senza andare troppo lontano, dell'industrializzazione, quindi il cittadino che dalle campagne si spostava verso la città e c'è stato tutto un movimento e una trasformazione che ci portiamo dietro ancora oggi, perché le nostre città comunque vivono, ecco, una dualizzazione in aree che diventano centrali e aree che diventano più periferiche. Allora, per affrontare il tema della sicurezza urbana bisogna spostarsi proprio su questo, direi, terreno, perché purtroppo il problema della, non purtroppo, il problema della sicurezza è legato allo spazio, è il problema spaziale, ma è il problema anche di un rapporto coevolutivo tra l'uomo e l'ambiente. È un problema che riguarda il sistema città. I singoli elementi che compongono la città nella sua globalità. Allora, le istituzioni, tornando alla tua domanda, le istituzioni devono tener conto ovviamente della voce dei cittadini che spesso vengono rappresentati o da movimenti o da associazioni. Sempre più in un percorso partecipativo, di democrazia partecipativa, perché quello che è importante oggi è che le esigenze della cittadinanza possano giungere all'amministratore. L'amministratore non deve essere un decisore isolato che prende in considerazione come dire, varie scelte e opera in base a un proprio modo di vedere. Bisogna lavorare ovviamente con la cittadinanza. Non sono processi semplici. Quando dico processi vuol dire che è un qualche cosa che dura nel tempo. Spesso abbiamo bisogno anche di un tessuto più giuridico, quindi deliberativo, un processo magari di natura democratica partecipativa che poi sfocia in un processo deliberativo dove anche la partecipazione viene inserita in un dettato giuridico e dove il cittadino ha piena espressione di è rappresentato e può esprimere la propria voce. Ora io mi muovo in un territorio che non conosco bene, bisognerebbe conoscere appunto quelle che sono le leggi in Campania. In Toscana è stato avviato già un qualche cosa del genere, abbiamo Quindi delle leggi importanti sulla partecipazione e abbiamo mi volevi dire qualcosa, Gloria? Non no, proprio a voglio. proposito di questo che mi stavi dicendo. Quindi voglio dire, bisognerebbe puntare ad un'amministrazione coinvolgente, capace di recuperare il distacco tra il Ma io cittadino e le credo. amministrazioni, creare un linguaggio comune.
tra Allora, l'amministrazione e i cittadini. Distacco tu sai che. che su questo io ho scritto il mio ultimo libro, Energie ribelli, per una sociologia del cittadino alla ricerca proprio di un linguaggio comune. Quindi se tu mi parli di linguaggio comune mi vengono i brividi perché ho lavorato tantissimo su questo. Perché E sì, la risposta è sì. Dimmi. io penso che quando parliamo di accorciare le distanze, vedi, anche parlando di Caserta, magari la mia generazione non ha tutta questa distanza con la propria città perché l'ha vissuta, l'ha vista anche sotto un'altra prospettiva. Noto invece che ci sono grosse distanze tra le nuove generazioni e le amministrazioni. E alla fine ritengo che sono proprio i giovani che rappresentano la vera risorsa, la linfa vitale per il futuro. Quello che noto e che mi dispiace è che confrontandomi con tanti ragazzi casertani, ahimè, tanti di loro tendono a progettare il loro futuro altrove, perché a differenza magari di me e di quelli della mia generazione non si sentono figli di questa città. E a questo proposito mi piacerebbe anche vedere uno scambio tra te e Luca. Introduco Luca Barbieri, che è un giovane studente universitario, è un attivista e che probabilmente è uno dei pochi giovani che viceversa sta progettando il suo futuro a Caserta. Allora mi chiedo, Luca, dal punto di vista, dal tuo punto di vista, dal punto di vista dei giovani, secondo te, sotto il profilo della sicurezza urbana, che cosa manca a Caserta e che cosa si potrebbe fare? Allora, buonasera a tutti e grazie innanzitutto per il fatto di partecipare a questo incontro molto interessante. Allora, io parto da un presupposto che condivido molto l'impostazione che veniva data dagli altri due relatori sul fatto che la materia della sicurezza urbana è una roba molto trasversale, è un tema che tratta molte diverse tipologie di problemi nella città, ragion per cui c'era necessità di affrontare questo tema guardando al tutto e non ai singoli temi, cercando di non ragionare per compartimenti stagni, perché la sommatoria delle singole cose che poi un cittadino percepisce nella città vanno a dimostrare e a suggerire che cos'è poi la sicurezza urbana effettivamente. Io volevo ricollegarmi al discorso che veniva fatto prima e cercare di dare un contributo come cittadino giovane, sì, ma soprattutto attivista. Io penso che la sicurezza, come tante altre tematiche che accompagnano e sono all'ordine del giorno nel dibattito cittadino, sia una roba che non può più spettare soltanto all'amministrazione comunale, all'assessore competente o ai consiglieri comunali. Io credo che la sicurezza sia uno di quei temi in cui è fondamentale la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei singoli privati per cercare di innanzitutto indagare qual è la sensazione, qual è la percezione di sicurezza e di insicurezza che un cittadino può avere rispetto al proprio territorio. Ed in particolar modo io credo che esistano diversi player all'interno delle dinamiche della sicurezza. Due player, secondo me, molto oscurati o comunque non al centro dell'attenzione, sono secondo me gli spazi urbani. E quindi il rapporto che si viene a instaurare tra un singolo cittadino rispetto a uno spazio urbano e il cittadino stesso. In particolar modo, l'esperienza che io volevo riportare come cittadino di Caserta, anche per far conoscere alla nostra ospite Emma Viviani qualcosa di positivo che esiste a Caserta, sono quelle esperienze di partecipazione in cui si è cercato un pochino di superare il degrado, superare luoghi che venivano percepiti non sicuri a causa delle condizioni in cui effettivamente loro si trovavano. E in particolar modo io volevo raccontare brevemente l'esperienza del Comitato per Villaggia Quinto, che è un'esperienza secondo me molto significativa che va a trattare il tema della sicurezza e fa capire il ruolo decisivo che gioca una comunità di cittadini rispetto a un posto, rispetto a uno spazio pubblico e rispetto alla percezione di quel posto quanto è sicuro. In particolar modo volevo raccontare che
Villaggio Quinto, fino a gennaio 2016, era uno spazio chiuso, abbandonato, poiché non gestito, un posto non curato e quindi un posto nel quale le famiglie e i bambini non si sentivano sicuri. E successivamente, grazie alla creazione di un'associazione, di un gruppo di volontari, confrontandosi col quartiere, si è cercato di fare un'operazione di rigenerazione urbana. Questo per dire che cosa? Che all'interno della questione della sicurezza giocano un ruolo fondamentale anche la salute degli spazi in cui effettivamente avviene poi la socializzazione, ovvero il confronto tra diverse categorie e diverse abitanti della città. Io credo che sia molto molto importante cercare di sottolineare l'apporto che i cittadini possono dare rispetto alle tematiche della sicurezza urbana, in particolar modo perché anche da un punto di vista di democrazia, soltanto la partecipazione dei cittadini può assicurare che si crea che si crei uno spazio che sia innanzitutto resiliente. E questo ragionamento, secondo me, è uno di quei modi incisivi per poter combattere situazioni di degrado che poi vanno a comunicare quella sensazione di insicurezza che tanto purtroppo accompagna molti spazi, in particolar modo le periferie, immagino non soltanto a Caserta, ma in tanti altri posti. Un altro aspetto che mi piacerebbe molto sottolineare è il ruolo della formazione e dell'educazione che deve essere fatto all'interno della città. Io credo che sia fondamentale partire dalle scuole, dalle città, fare un grande lavoro di informazione, un grande lavoro culturale, innanzitutto per creare senso di appartenenza ai luoghi della città. In particolar modo per Caserta, io purtroppo devo confermare il tema che ad oggi molti giovani cittadini casertani non hanno un senso di appartenenza e non condividono un senso di appartenenza in questa città. Perché purtroppo questa città non dà loro sicurezze, in quanto è difficile immaginare una prospettiva di vita all'interno della città di Caserta a causa della crisi economica e a causa della precarietà diffusa ormai soprattutto nel sud Italia. Ragion per cui io credo che l'obiettivo prioritario sia quello di ripartire dal costruire un senso di comunità, un senso di appartenenza e un senso di visione di città che nella dinamica poi del governo la città si traduca nel cercare di utilizzare metodologie nuove, metodologie innovative che puntano ad allargare il ragionamento che si fa su tutta una serie di temi. Uno di questi temi non escluso, senza dubbio, quello della sicurezza. Quindi io, se dovessi sottolineare cosa ora non è presente nella nostra città per quanto riguarda le politiche sulla sicurezza, io dico che sicuramente manca un approccio condiviso che vada a indagare innanzitutto tra i cittadini qual è la sensazione e la percezione di sicurezza, e penso che questo sia il passo fondamentale, il primo passo per poi porre in essere delle politiche che siano efficaci e che lavorino su queste criticità che prima andavamo ad analizzare, perché il degrado si può combattere secondo me soltanto così, ovvero responsabilizzando i cittadini, responsabilizzando ai piccoli gesti, alle piccole pratiche che devono far parte del nostro bagaglio culturale, in virtù di un principio bellissimo descritto dalla Costituzione, che è il principio della sussidiarietà orizzontale, che secondo me deve sempre guidarci e educarci alla vita comune, alla democrazia, alla cittadinanza. Luca, grazie, grazie mille, davvero. Sono orgogliosa davvero di aver sentito queste parole perché alimentano tanta speranza, perché immagino che i tuoi progetti invece siano indirizzati verso la tua città. Lo immagino e lo spero. Assolutamente. Allora adesso direi magari di cominciare con un momento di confronto con le persone che ci stanno seguendo online e magari vediamo un attimo che domande arriveranno e che cosa possiamo, se possiamo dare un contributo a chi ci sta ascoltando e se possiamo raccogliere qualche spunto da chi ci sta ascoltando. Emma, nel frattempo volevo approfittarti per chiederti, prima la sicurezza era nelle mura della città,
Adesso l'insicurezza è all'interno della città. Secondo te, quali sono i muri metaforici che devono essere abbattuti? Non ti sentiamo, Emma. Sei senza microfono. Un attimo solo, vediamo di risolvere quest'altro problema tecnico. Nel frattempo arriveranno tutte le domande da parte di coloro che ci stanno seguendo, che vedo sono anche abbastanza. Luca, mi sa che siamo rimasti da soli. No, Ah, no, non c'è anche Carlo, penso. no, sì, Credo però che vedo ci che sta loro anche non. Carlo. Non si sentono, Carlo? Carlo non si sente, eccolo qua. Eccolo, eccolo. Mi senti Sì, adesso? Emma, io non la sento, quindi a Mi questo punto ti senti? giro la domanda. Quali sono secondo te i muri metaforici da abbattere? Innanzitutto, che bello quando esperienze dal basso e dall'alto si vanno a incrociare, si vanno a confrontare. Due persone che non si conoscono, uno studente entusiasta della propria città e una autorevole docente universitaria di sociologia che bene o male convergono verso lo stesso obiettivo. La città prima era il luogo esclusivo di sicurezza in un certo qual modo, le mura servivano a questo. Le mura adesso sono metaforiche, fortunatamente, ma forse sono ancora più radicate rispetto al passato. Sono mura di carattere sociale, sono mura di carattere economico, sono mura dovute alla cattiva gestione di quello che è l'ascensore sociale e culturale per eccellenza, qual è la scuola, che è il meccanismo più osmotico per consentire lo scambio e la crescita di una società, a mio modo di vedere. E sono mura che noi possiamo sbreccare facendo leva su determinati meccanismi e pongo, a costo di essere ripetitivo, l'accento sull'associazionismo, perché la professoressa Viviani prima ha detto una cosa molto importante a mio modo di vedere, cioè non vi è un modello unico di sicurezza, cioè la sicurezza non è un format che si possa adattare a una realtà anziché ad un'altra. La sicurezza deve vivere e nascere dal basso, secondo quelle che sono le domande dal basso di una determinata comunità, collettività e così via. Quindi per dare delle risposte in tema di sicurezza dobbiamo innanzitutto andare a vedere quelle che sono le domande che ci vengono date dalla sicurezza. Perché? E mi ricollego a quello che ha detto Luca e anche a quello che ha detto la professoressa Viviani. Gli spazi urbani, se non vengono vissuti come tali da parte dei giovani, cioè se vengono vissuti soltanto come un momento transeunte delle loro vite, che già sanno che dovrebbero svolgersi in ipotesi al di fuori di questa città, la città gli scivola addosso a questi ragazzi. Non è la città che noi abbiamo vissuto, Gloria, dico noi per privilegio di età rispetto a Luca. Non è più la loro città, è una stazione di tappa in un certo qual modo. Quindi, ovviamente, nella stazione di tappa mi interessa soltanto se i bagni siano puliti e se si può mangiare qualcosa. Non mi interessa di viverla da dentro, di confrontarmi con chi vive quella determinata realtà. Non cerco di respirare il mio prossimo, cerco soltanto di prendere il primo treno che possa tornarmi utile. Quindi ben venga lo strumento normativo che bene o male viene dato, ma lo strumento normativo in sé per sé resta lettera morta se non vive poi delle idee di coloro che sono preposti ad attuarle. E mai come in questo campo le amministrazioni locali possono fare cose egregie per un duplice ordine di motivi, perché vi sono gli strumenti di carattere normativo e con i vari progetti di carattere europeo vi sono anche i fondi che, se ben individuati e ben veicolati, possono rispondere in maniera egregia alla richiesta di sicurezza che proviene dalla cittadinanza, anche con formule innovative che non si limitano soltanto alla pur doverosa
videosorveglianza e così via. Noi siamo la società, siamo la generazione più cablata e più connessa della storia dell'umanità, e forse anche quella più controllata in un certo qual modo. Ciò non di meno c'è un bisogno crescente, viene sentito, viene anche notiziato il bisogno di avere un maggior controllo tramite le videocamere, sistemi di videosorveglianza integrati e così via. Queste diciamo sono le misure risolutive, però mi pare che siamo Non sono risolutive nemmeno tra virgolette, il primo certo. impatto, è la prima medicina, non certo Risolutive tra qual. virgolette, perché mi Esatto, è pare un tampone che però che siamo. non impedisce che il sangue possa continuare ad affluire, se non a individuare le cause Perché che mi sembra portano a che siamo questo tutti sviluppo. d'accordo sul fatto che bisogna prevenire, che gli strumenti Esattamente, devono essere esattamente. indirizzati sulla prevenzione e su degli interventi volti ad animare le coscienze in maniera Sì. differente. Mi sembra che siano stati risolti tutti i problemi tecnici della serata, per cui penso si possa anche partire con le domande. Ecco qua, Manuela Vigliotta, la salutiamo. I giovani chiedono spazi e luoghi decenti dove incontrarsi e fare cose. Partendo anche dallo sport, diamo ai nostri giovani un luogo dove fare skate che non siano le panchine del comune. Emma, che cosa mi dici rispetto a questa considerazione dell'amica Manuela Vigliotta? Fare i complimenti a Luca. Prima era andato via il microfono e complimenti Luca, hai le idee chiarissime e sei veramente un trascinatore. Ti verrei dietro, guarda, se fossi una giovane. È bellissimo, ragazzi, l'energia che state immettendo. Andiamo avanti perché veramente è una cosa bella, proprio come fenomeno urbano, ve lo dico con tutto il cuore, questa spinta a trasformare la città. Però dovete sapere una cosa, che ordine e disordine, mi sono formata con un grande docente universitario, il professor Silvano D'Alto, che era di stampo michelucciano. E sono cresciuta con lui, ho lavorato a suo fianco per 15 anni. Ora rispondiamo anche a Manuela, non mi dimentico la risposta. Però voglio dire questo, che anche il disordine ha le sue energie e bisogna saperle interpretare. Anzi, vi dirò, tutto il mio lavoro, il bellissimo lavoro che ho fatto a Viareggio di costruzione di un parco cittadino da una discarica, l'ho fatto proprio lavorando nel disordine, perché il disordine è un'entropia, Luca, tu mi puoi capire, è l'entropia che esce fuori dal sistema, ma attenzione, l'innovazione nasce da fuori, nel sistema, all'interno del sistema non c'è innovazione, è chiuso il sistema. Quindi anche queste energie che io chiamo ribelli, che a volte sono quelle delle periferie, sono delle persone più marginalizzate, sono degli esclusi, vanno sapute leggere, interpretare e agguantare perché sono bellissime, perché sono a volte le energie più importanti per costruire il nuovo e per costruire innovazioni. Allora, il discorso, la richiesta che fa Manuele, i giovani chiedono spazi e luoghi decenti. Cosa vuol dire spazi e luoghi decenti, Manuela? Gli spazi e i luoghi diventano decenti quando li sentiamo nostri, quando li abitiamo, quando li viviamo con un senso di appartenenza, quando ci sentiamo felici nel luogo dove abitiamo. Ma siamo noi che costruiamo lo spazio, Manuela, non sono gli altri che ce lo devono costruire. Cioè, tutto il lavoro che ho fatto io, ormai si parla di 20 anni, poggia sull'autoprogettazione, sulla progettazione. Ora partecipato, ho lavorato anche con INU alla commissione di partecipazione, ho presentato alla Biennale dello Spazio Pubblico queste idee, queste linee, e vi dico che gli spazi decenti,
possono nascere se esiste una mente che può essere un propulsore come Luca, che è uno straordinario ragazzo, che però, ecco, deve incominciare a leggere il suo territorio. Cioè, a me viene, mi piace tantissimo il vostro lavoro, mi dovete credere, perché riportando proprio Michelucci, a proposito della guerra, diceva: è una tragedia, è un disastro, ma la guerra ha distrutto tutto, no? Ora ve lo dico in soldoni, però grazie alla distruzione noi abbiamo la possibilità di costruire il nuovo, e lui parla della nuova città, costruire la nuova città. Ecco, voi mi date queste sensazioni, siamo di fronte a costruire il nuovo ed è bellissimo. Allora non dobbiamo neanche aver paura di affrontare i conflitti, e neanche i conflitti con le istituzioni, che non mancheranno mai, perché ci saranno sempre, di natura politica, di compromessi che si creano, di chiusure mentali, di persone che non sanno comprendere questa esigenza che nasce, come diceva Carlo, dal basso. Ha usato un termine giusto, no? Tu hai parlato del principio di sussidiarietà, giustissimo, uniamo l'aspetto giuridico costituzionale all'aspetto più anche emozionale. Non ci dimentichiamo che Manuela chiede emozioni, luoghi decenti dove incontrarsi, l'incontro, vedete? L'importanza dell'incontro. Ok, Manuela, e tu come interpreti l'incontro? A me verrebbe tanta voglia, no, di proseguire questa cosa, perché cosa si intende per dove incontrarci? Che cosa facciamo quando ci incontriamo? Che cosa vogliamo fare? Cioè, dobbiamo incominciare a analizzare anche, non chiedere agli altri, porci in una dimensione di autoprogettazione e anche di autocostruzione. E guardate, quando io ho avuto la fortuna in questi ultimi anni di avere una collaborazione molto forte con l'attuale amministrazione illuminata, e ho potuto dar vita anche a un orto urbano, ho inserito addirittura all'interno di quest'area, che potete trovare su internet, il Parco La Fenice a Viareggio, ho inserito un gruppo di ragazzi provenienti dal Nord Africa, immigrati, che hanno soggetti a provvedimenti giudiziari. Avevano delle energie straordinarie nel campo agricolo. Bene. Sono stati integrati loro? No. Sapete qual è stato il risultato? Il risultato è che hanno rovesciato le dinamiche comunitarie, e oggi nel nostro parco abbiamo i cittadini che collaborano con queste persone al mantenimento dello spazio. Allora, per rispondere a Manuela, noi abbiamo creato uno spazio decente, ma è lo spazio che volevano che si creasse, perché noi abbiamo lavorato con i cittadini e abbiamo creato uno sgambatoio, un grande spazio per gli animali, perché la maggior parte dei cittadini che abitavano vicino a quest'area avevano dei cani, e li vivevano con molto affetto. Allora abbiamo interpretato le esigenze di queste persone, che avevano bisogno di portare a spasso i loro cani, ma c'erano i bambini che avevano bisogno di giochi, e allora abbiamo inserito giochi per bambini. Ma c'erano questi ragazzi che avevano bisogno di ritornare alla vita, rinascere veramente da tragedie, da una vita che veramente li ha presi a schiaffi. E quest'orto, grazie alla nostra regione toscana, che ha accettato il mio progetto, promosso dal comune di Viareggio, dal nostro sindaco, insieme all'assessore all'urbanistica, e Emma, che sono persone. secondo la tua esperienza, perché vedi, anche Luca prima ci ha parlato del progetto invece che è stato fatto a Caserta per Villetta Giaquinto. Allora mi chiedo, Infatti, alla luce di queste due esperienze,
l'amministrazione come deve interagire con i cittadini attivi che si propongono per la gestione del bene comune? A me viene da ridere perché il mio lavoro è andato avanti o è tornato indietro a seconda dei momenti delle giunte, no, che si sono alternate e di diversi colori. Quindi se io parlavo con quelli che erano di destra, mi davano contro quelli che erano di sinistra, se andavo a parlare con quelli di sinistra mi davano contro. Guardate, è veramente difficile. Oggi no, oggi da noi non è così, oggi c'è una bella apertura, una bella intelligenza, ripeto, Viareggio, nel secondo mandato del nostro sindaco, non ha dovuto, il nostro sindaco è passato col 53% dei voti, non ha nemmeno dovuto fare il ballottaggio, quindi è un sindaco voluto dalla città di Viareggio ed è una cosa bellissima questa. Noi ci sentiamo veramente compresi e capiti, però è un miracolo a Viareggio. Quindi è riuscito ad accorciare, allora, le famose distanze di cui parlavamo prima. Però Gloria, ripeto, il conflitto degli anni precedenti, e quando parlo di conflitto parlo di guerre, parlo di cose difficili, parlo di chiusure, parlo di impossibilità di portare avanti il tuo lavoro. Cioè quando io ho scritto Energie Ribelli, prima ho scritto Una tribù all'ombra delle foglie di coca perché lavoravo con tossicodipendenti e questa è tutta un'altra storia, ma quando ho scritto Energie Ribelli, io ho formato un laboratorio di autoprogettazione con gli studenti dell'Università di Pisa, perché avevo una convenzione con l'Università di Pisa per il tirocinio pratico degli studenti in scienze politiche, sociali, sociologia, eccetera. Grazie alla freschezza, alle menti non inquinate di questi studenti, di questi ragazzi, io ho sempre più creduto nel mio lavoro e in parte sostenuta da docenti universitari straordinari, tra cui, ripeto, il professor D'Alto, che è stato il mio mentore, in parte altri docenti universitari, ma anch'io a volte non sapevo dove stessi andando, ma ve lo dico sinceramente, mi dovete credere, perché era un salto nel buio, che stai facendo? Cioè, queste persone, il territorio che ti dà contro perché sembra che tu voglia fare un gruppo di disgraziati e vuoi incrementarlo, non vedi la luce. Poi invece gli stessi studenti lucidi come il nostro Luca mi hanno talmente incoraggiato, sì Luca te lo devo dire proprio, che un giorno mi hanno detto, ma perché non ci scrivi qualcosa? Abbiamo bisogno di trovare le tue idee da qualche parte, noi ci vogliamo studiare sulle tue idee. Allora, Ci aiuterai a progettare una casetta più sicura, una casetta più bella. Con tutto il cuore, ragazzi, siete allora, straordinari. Vedo che Gabriella è bello. Anche a Gabriella, posso rispondere a Gabriella? Ecco Gabriella, sì, che ci dice anche un'adeguata illuminazione. Gabriella, è fondamentale, hai ragione, perché dove ci sono le luci, c'è minor degrado, bravissimo. Anche noi abbiamo affrontato questo tema qui, è un tema importantissimo. Purtroppo, le periferie soprattutto spesso e volentieri presentano zone d'ombra, no? E sono le zone che si prestano maggiormente al degrado, alla microcriminalità, alle baby gang, proprio come l'area nostra. Un'area era una pinetina abbandonata di 7.000, quasi 8.000 metri quadri. È vero, l'illuminazione è importante. Allora, con queste belle idee, avete già degli elementi che io considererei proprio di natura urbanistica, Luca, per iniziare veramente a progettare. A voi vi manca proprio una coprogettazione troppo tecnica, una progettazione spontanea, ecco, mi piacerebbe dire quali sono le aree della nostra città, no, che i partecipanti stasera vivono
con un senso di dispiacere perché non le possono frequentare come vorrebbero. Ok, andiamole e frequentiamole perché guardate, voi credete di conoscerle le arie, non è così. Quando le vedete con gli occhi, mi verrebbe da dire della sociologia, permettetemi, però non è proprio sociologia, è con gli occhi anche del cuore, con gli occhi della voglia di trovare cose nuove. Vedete, perché a volte noi le arie non le consideriamo come dovrebbero essere considerate. E come ho detto per le città, che ogni città è a sé, anche ogni area è a sé, ogni area ha le sue caratteristiche. Magari c'è l'area che si presta a zona mercato, magari c'è l'area che si presta a zona, aiutatemi, più di lavoro, no? Di attività artigianali, ci sono aree che invece si prestano ad essere usate per giochi, ma chi è che ci dice queste cose? Le amministrazioni con un'impostazione dall'alto o noi cittadini che viviamo le arie, viviamo quel quartiere, viviamo quell'ambiente, viviamo quella cultura, viviamo quelle tradizioni, viviamo le mozzarelle, voi avete le squisite Quindi mozzarelle, noi dice. cittadini dobbiamo riappropriarci della nostra città, Sì. dobbiamo aumentare l'amore per la nostra mamma, dobbiamo fare in modo di essere dei figli dediti. Ma Luca, che ne pensi? Hai il microfono spinto? È un piacere sentirti però con la voce. no, giustamente, scusate. Allora, è stato un piacere partecipare, ascoltare e ringrazio le belle parole che avete speso per me. Io volevo fare un ultimo intervento, in particolar modo volevo dire anche, non so, allargando un po' una riflessione generale, considerando l'anno difficile che abbiamo vissuto con la pandemia e quant'altro. Io credo che l'obiettivo deve essere quello di creare una cultura della cura, degli spazi e delle persone. Una cosa importante che secondo me abbiamo capito come cittadini di questo mondo è che dobbiamo riuscire a mettere al centro le persone, le idee delle persone e il senso di appartenenza delle persone rispetto agli spazi che vivono, perché lì secondo me che c'è il passo in avanti qualitativo della vita delle persone. Quindi speriamo, e chiudo, che sia anche un'opportunità, l'anno difficile che abbiamo vissuto sia anche un'opportunità che si costruisca anzi una società della cura, delle persone e degli spazi. Luca, grazie infinite, veramente sei Grazie. stato una grandissima sorpresa e davvero ci hai dato grande speranza. Pier Mario Tronco, che saluto, ci chiede quanto è importante la percezione di controllo del territorio, fatta di presenza fisica di forze dell'ordine più che di azioni repressive. Carlo, questa direi che è una domanda per te. Gioco in casa in un certo qual modo e ti ringrazio per la domanda. La percezione del controllo del territorio, a mio modo di vedere, postula anche la reattività di un territorio rispetto a fenomeni di marginalità che poi di per sé stessi vanno a ingenerare fenomeni di devianza, quale che essa sia. Va da sé che se un territorio è già, tra virgolette, presidiato da parte dei cittadini che ne fanno parte, l'esigenza di controllo da parte delle forze dell'ordine può anche essere implementata e migliorata non soltanto sotto il profilo della repressione, ma sotto il profilo della integrazione. Mi riferisco a un'esperienza che pur fu fatta in Italia, questo paese ha la memoria corta purtroppo, una quindicina d'anni fa, venne istituito il cosiddetto poliziotto di quartiere, che era un'iniziativa di buon senso, vorrei dire, che però durò, come diciamo noi a Napoli, come Natale e Santo Stefano, si vide qualche pattuglia camminare per strada e poi è finita lì. Quindi anche qui l'effetto spot lascia il tempo che trova. Se una città è partecipata, è vissuta dal basso e una città si prende cura di sé stesso,
L'ottimo Luca portava l'esempio di Villa Giaquinto, però è vero sì che Villa Giaquinto adesso è diventata la realtà che è, ma Villa Giaquinto l'è diventata grazie a una dialettica aspra con le istituzioni, non ci nascondiamo dietro un dito. È stato il conflitto a generare il fenomeno Villa Giaquinto e uso il conflitto nell'accezione migliore del termine e mi ricollego anche a quello che diceva la dottoressa Viviana. La società in sé per sé è una società alchemica, mai come in questo momento. Tutti noi siamo chiusi in casa da mesi ormai. Noi abbiamo bisogno di uscire dalle nostre case, non solo in maniera in senso fisico, ma anche metaforicamente, per fare quello che, e mi ricollego a quello che diceva padre Emanuela prima, di poter andare sulle panchine del comune, non solo per fare sport, ma per percepire le panchine del comune come un luogo proprio, un luogo dei cittadini, per fare quello che poi gli esseri umani fanno, a differenza di altre razze, si parlano, si confrontano, hanno idee, si dialettizzano. Da lì nasce l'idea se in quel luogo possa essere il migliore per fare lo skateboard o il basket, oppure individuare un'altra zona che casomai nemmeno qualcuno possa aver a cuore, che venga presa a cuore da altri ragazzi che si affezionano a quel posto e cominciano a creare un fenomeno alchemico di confronto, di scontro. Qualcuno andrà via, qualcuno resterà, qualcuno andrà a fare casino sul comune, ben venga. Se si creano questi meccanismi virtuosi, e non sono un utopista, la presenza fisica delle forze dell'ordine è una presenza che serve sicuramente, ma che serve in maniera molto più sfumata rispetto al passato e crea un meccanismo virtuoso anche per le stesse forze dell'ordine che si trovano ad affrontare determinate tematiche di ordine pubblico che inevitabilmente ci sono. Non mi faccio soverchie illusioni perché altrimenti saremmo degli utopisti, dobbiamo vivere i contesti dove viviamo. Se io ho aderito a questo progetto è perché mi piace pensare che questa città non sia una città dove abitare, ma una città dove tornare a vivere in un certo qual modo. Caserta può essere una città che ha delle potenzialità inespresse mostruose. E non voglio fare la retorica delle eccellenze casertane che molto spesso vediamo. E non dobbiamo nemmeno farci far leva sulle eccellenze casertane. Noi dobbiamo fare un cantiere di eccellenze, cioè dobbiamo fare in modo che Luca, gli amici di Luca, con chi per loro, possano trovare linfa in questa città. Potrebbe essere una città migliore e sicura, innanzitutto se vi sia una filiera corta tra l'amministrazione e le realtà, sia essere del terzo settore, dell'associazionismo e così via. Sono molte più di quanto si possa pensare. Una città che possa prendere ad esempio, e mi riferisco sempre all'ottimo intervento della dottoressa Viviana, non già il format sicurezza, perché il format sicurezza è uno schema che può essere adottato per fare la qualunque cosa, l'ordinanza contingibile e di urgenza che il sindaco può fare, ha portato alcuni sindaci a far chiudere le kebaberie. Ed là è un problema di edilismo, non è un problema politico, secondo me. Quindi Carlo, si torna sempre al solito punto sulla prevenzione, bisogna agire sulla prevenzione. La norma vive dei soggetti che sono preposti ad attuare la norma. Si dice spesso, forse con un po' di retorica, che la nostra Costituzione sia la migliore del mondo, ma la prima parte della Costituzione, che è forse la parte migliore della Costituzione, migliore del mondo, resta tuttora la bella addormentata. Qualcuno parlava una cinquantina di anni fa, se non di più, di un principe senza scettro. Se noi diamo attuazione a dei valori che sono di immediata percezione, valori costituzionali, il diritto alla salute, il diritto al paesaggio, il diritto alla società, il diritto all'identità rispetto a una città, il diritto all'accoglienza, non voglio nemmeno fare qui della frusta retorica, l'accoglienza è la percezione dell'altro, l'accoglienza è disegnare il proprio perimetro e vedere come questo perimetro va ad incrociare il perimetro di chi è altro da me. È lì che si crea il tessuto connettivo di una società e si crea il fermento. E perché no? Il conflitto, È ben diceva bellissima questa. la dottoressa, il conflitto, intendiamoci sull'accezione del conflitto che noi andiamo a dare, è sacrosanto. Il conflitto
e humus è l'enzima di una società, perché le istituzioni per loro intrinseca natura sono portate ad autopreservarsi, perché altrimenti senza il conflitto che possa derivare dall'apertura di un campo di calcetto alle più vaste tematiche, noi saremo una città stantia, ammuffita, in parte già lo siamo, sclerotizzate in un certo qual modo. Quindi ben vengano quei rompicoglioni, non mi interessa che usano una parolaccia di Villa Giaquinto, ben vengano 10-20 mila Villa Giaquinto, ben venga il confronto e lo scontro. E non faccio leva sul fatto che Villa Giaquinto sia la panacea di tutti i mali. Questa è una città che soffre di problematiche notevolissime di decoro urbano. Vabbè, Di affronteremo nelle il tema prossime. passione, mi rendo conto, il tema passione prende. Nei prossimi incontri sicuramente andremo a toccare vari temi della macroarea della sicurezza urbana. Vorrei chiudere con Luca e fargli Piero Giani definisce quindi la domanda delle domande potrebbe essere, Luca, Caserta sarebbe migliore e più sicura se? Ci parliamo. Ci confrontiamo. Scusate, il microfono spento. Eccoci, Se ci vai. confrontiamo, cioè se si crea un metodo, una cultura dell'ascolto e dell'azione, e soprattutto ben venga lo scontro, come veniva detto prima. Cioè, io penso che uno degli indicatori della salute di una democrazia, soprattutto in città, perché ricordo che la città è forse l'istituzione di prossimità in cui ancora di più si crede, e ve lo dico da ragazzo, ma penso sia sensazione diffusa da tutti i cittadini, è positiva. Cioè, se c'è scontro, se c'è confronto, vuol dire che c'è una società sana che si interroga, vuol dire che si fa democrazia come si faceva nelle polis ateniesi nel IV secolo. Quindi una Caserta migliore si ha se si stimola un processo di confronto tra tutti i cittadini, se si fa capire che ogni singola persona può essere incisiva e può incidere sulla propria vita e su quella degli altri, cercando di educare le persone alla democrazia, perché poi dobbiamo dirci anche questa cosa: veniamo da 30 anni in cui il ruolo del cittadino è soltanto stato quello della consultazione, vai a scegliere ogni 5 anni il tuo rappresentante al consiglio e siamo là. Adesso, secondo me, c'è una tendenza che esce chiaramente non solo in Italia, non solo a Caserta, ma in tutta Italia, che adesso i cittadini non vogliono soltanto più scegliere chi li rappresenta, ma li vogliono partecipare, vogliono determinare loro i processi e anche il processo di miglioramento per Caserta. Quindi io, se dovessi fare una scommessa, avremo una Caserta migliore se avremo tanti casertani che si interrogano sulla cura e sulla salute di Caserta, che immaginino una Caserta da ora a 10 anni e che la facciano un pochino a propria immagine e somiglianza, scontrandosi, chiacchierando, dialogando, perché questa è democrazia, questo ci hanno insegnato i libri su cui noi studenti ci formiamo, secondo me. Luca, grazie mille. Leggo Grazie a quest'ultima voi. cosa. Daniela Malaspina dice: abbiamo bisogno di sentirci maggiormente comunità, di sentire le nostre città come le nostre case. È un problema fortemente culturale. Emma, questa direi che è cucita su di te. Mamma mia, Daniela carissima, hai ragione, io penso però che le nostre città oggi devono, invece che debbano, dico devono, affrontare delle sfide difficili. E non abbiamo la comunità cittadina, abbiamo le comunità cittadine. Pensiamo a quante persone hanno bisogno di integrarsi, a volte anche persone autoctone che sono veramente non ancora integrate nel tessuto cittadino. Quindi dobbiamo rovesciare la prospettiva, incominciare a guardare proprio ai margini, costruire la città, non dico dagli esclusi, ma con un occhio proprio verso i nostri ospiti, verso quelli che stanno peggio, verso quelli che hanno magari bisogno di tirare fuori la loro voce, ma non sanno neanche che la loro voce abbia un peso all'interno della città. Far prendere consapevolezza alle persone di se stesse, delle loro
capacità, delle loro potenzialità, farle sentire persone, allora si crea un tessuto urbano in cui nasce, come diceva anche Luca, uno spirito culturale, perché nasce una nuova cultura sul territorio, nasce la cultura che le stesse persone offrono e agiscono con i loro modi, stili di vita, tradizioni. Allora, se ci ascoltiamo l'un con l'altro, nascono delle relazioni importanti. Vedete, la pandemia ci costringe in rete. Lì per lì, mamma mia, no? Sembrava che la rete ci portasse lontano dai rapporti umani, dai rapporti con le persone, ci disumanizzasse. E invece stasera io mi trovo qui a casa mia, no? E sto parlando con voi che siete lontanissimi da me. Ed è bellissimo, no? E questo è un modo importante anche di leggere gli strumenti che abbiamo oggi in città. Allora, Luca, tu devi tener conto di tutti questi elementi. Anche questi sono elementi urbanistici. Dico Luca perché ormai lo vivo come il trascinatore, no? Poi ovviamente la mente mi sembra che sia Gloria che abbia pensato questo bel movimento e mi sembra che ci sia insomma un bel No, no, seguito. no, non è Gloria, attenzione, questo è No, un movimento no. spontaneo, Movimento nato spontaneo, però dalla c'è sempre. volontà di persone un po' stanche di non poter vivere la città al meglio e di vedere Caserta merita di più. E io direi che a questo punto, stasera abbiamo cominciato a parlare di uno tra gli argomenti molto importanti che dovremo trattare anche nei prossimi incontri. Voglio ringraziare Emma, il cui Grazie. contributo è stato davvero prezioso e alla quale chiedo, tu firmi per Caserta? Poi vi vengo a trovare però perché Certo. sono abituata a lavorare sul campo, non Certamente, posso. ma noi ti contatteremo perché tu ci dovrai dare una mano, ci dovrai indirizzare, dovrai Finito aiutarci il Covid, vi vengo a trovare. Vi vengo a allora. oltre la reggia. Oh, sì, va Dottoressa, bene, la io reggia. le farei, vorrei fare una proposta. Non appena le contingenze della pandemia ce lo permettono, potremmo organizzare la presentazione del suo libro a Caserta, perché anche a Caserta ci sono Madonna mia, energie che cosa ribelli. bella. Per Grazie, acclamazione. grazie tante. Comunque, non so se vi può fare piacere, e lo dico, che dal 2021 parte un corso online tutto sulla sociologia urbanistica, messo in piedi appunto dal nostro Dipartimento Toscano di Sociologia. Chi vuole seguire poi trova tutti gli elementi, beh, ovviamente approfondiamo molto queste tematiche, queste cose, però non lo dico per propagandare, non mi piace fare propaganda, lo dico perché siamo persone che crediamo molto in quello che facciamo e anche queste azioni servono per esternare e trovare un metodo di lavoro perché guardate, è tutto bello, l'entusiasmo e tutto quanto, ma quando si affrontano i problemi difficili che sottendono, diciamo, la costruzione della città, mi piace pensarlo così. Veramente bisogna avere anche dei metodi, no, di lavoro e saper affrontare le difficoltà che, come diceva Carlo, che siamo in piena sintonia, Carlo, è il conflitto. Il conflitto è fondamentale. Il conflitto, è un elemento, un ingrediente della partecipazione. Non lo possiamo escludere. Non dobbiamo aver paura del conflitto. E poi chiudo, Gloria, con una frase, di Einstein che a me piace tanto. La crisi è la migliore benedizione, perché ci permette di cambiare le cose. Quindi,
Mi piacerebbe dire Caserta è in crisi, viva la crisi, viva Caserta, perché sicuramente nascerà una Caserta nuova, più bella, più forte, più sicura. Io ti ringrazio, Emma, davvero, ti ringrazio di cuore e lo prendo come un buon auspicio. Ok? Sicuramente. Intanto do appuntamento a tutti coloro ai quali fa piacere seguirci, ai prossimi incontri che potrete trovare calendarizzati poi da domani in poi sulla pagina Facebook. Un abbraccio a tutti. Ciao. È stato un piacere, ciao. Ciao, Grazie a tutti, ciao. grazie, buona serata. Ciao, buona serata.